Prima Radio. Il disco nuovo che in questi giorni, in queste settimane stai sentendo è quello di Lidia Schillaci, ed è stato anche uno dei dischi Today, e noi oggi abbiamo voluto lei al telefono in collegamento. Lidia Schillaci, buongiorno! Ma ciao, ciao a te, ciao a tutti i radioascoltatori di Prima Radio, un abbraccio Periodo, ma tu stai, fammi capire, ma tu sei sempre in macchina, quella cabriolet a girare? sì, sono sempre in quella cabriolet, insomma, in giro, in viaggio. Lo dico per chi ovviamente non avesse visto il video di Ali Nuove, avete fatto questo video bellissimo, tra l'altro non so, insomma, adesso mi ricordo chi è stato il regista, chi ti ha collaborato, ma ha fatto un video. Beh, il regista è stato Claudio Colomba, anche lui sicilianissimo, ma soprattutto la cosa bella è che siamo partiti per questo viaggio di libertà, quindi vi continuo ad andarlo a vedere perché vi dà una bella carica di energia. Tra l'altro con la scusa si vedono anche sullo sfondo le meraviglie, perché la natura... Quali sono i luoghi che avete scelto? Allora guarda, abbiamo girato a Castellammare, in un bel po' di posti a Castellammare del Golfo e a Macari, a San Vito Lo Capo. E vabbè, abbiamo dei posti meravigliosi, non c'è bisogno nemmeno di dirlo, e quindi abbiamo sfruttato molti vengono qua, cioè ci sono molti artisti che decidono di utilizzare la Sicilia come set per i videoclip. Cioè, una volta che uno è siciliano dice aspetta che io mi faccio vedere, è abbastanza facile, diciamo, quando hai la natura e le bellezze così stupende, cioè dei paesaggi così stupendi, è facile, viene facile, ecco. Possiamo dire questo singolo, che è molto bello, radiofonico al massimo, ha dietro ovviamente sì la tua voce, ma dietro c'è un lavoro anche dal punto di vista autorale, con i contro attributi, perché insomma è vero. Allora guarda, io ringrazio sempre infatti le persone che hanno insomma collaborato con me. Guarda, io ho scritto la musica di questo pezzo, e poi il testo è stato scritto da Enta Cirillo, però la supervisione artistica è di Pippo Caballà, del nostro Pippo Caballà, col quale stiamo ovviamente facendo un progetto che va oltre anche le nuove, che è un po' la tripista di questo progetto che stiamo portando avanti, quindi ne sentirete delle belle prossimamente. Io penso che ne sentirete anche live delle belle con Lidia Schillaci. Anche live. Possiamo lo dico io. Allora, c'è una grande responsabilità, secondo me, questo non ti voglio mettere ansia, assolutamente. Per gli amanti della musica e anche degli eventi dal vivo, spasimo, quella parte insomma culturale che noi abbiamo nel capoluogo, è uno dei punti di riferimento per molti artisti italiani e internazionali. Parliamo ovviamente dei Brass Group Foundation e della fondazione, e ci sarà l'inaugurazione Spasimo 2021 sabato 3, con i due turni di spettacolo, ore 20 e 22, in cui canterai tu con l'orchestra jazz siciliana. Questa è la responsabilità. E guarda, è un ritorno alle origini, perché io devi sapere che ho studiato canto al brass group, ho studiato jazz al brass group, ho iniziato a 14 anni, pensa un po'. Quindi tutti i musicisti che saranno sul palco sono anche quei musicisti con i quali poi ho fatto anch'io dei live prima di fare le mie esperienze professionali, diciamo, televisive. Io canto e faccio live da quando ho 8 anni, quindi in Sicilia, e la Sicilia è stata per me importantissima, i musicisti siciliani, quindi vi racconterò, ecco, un po' tutta la mia, anche lì, il mio viaggio artistico, che parte proprio anche dal brass group, quindi le mie radici sono quelle. Sì, è una grande responsabilità, dicevamo, perché poi ti senti un po', sai, ritornare un po' a scuola. C'è questo effetto, sai, perché ci sono tanti maestri. No, c'è questo effetto, perché allora, prima di tutto, che ci sono tanti musicisti meravigliosi che sono stati sicuramente miei insegnanti, ma ti dico, sono anche delle persone amiche. Sì. I concerti già prima, cioè io considero che a 15 anni, 16 anni facevo dei concerti anche con loro, quindi in giro per la Sicilia, quindi la cosa bella è che mi piace, mi fa
mi apre il cuore questa roba qui, perché è bellissimo tornare alle radici e tornare insomma più grande, con un bagaglio artistico molto più importante, e quindi è bello, infatti siamo tutti emozionati, anche Domenico Rina, insomma, che è il direttore dell'Orchestra Jazz Siciliana, il maestro, siamo tutti emozionati, siamo molto felici di questa riapertura, e allora, quindi saranno due serate magiche, io ne sono certa, quindi per chi volesse raggiungerci siamo alla chiesa dello Spasimo di Palermo. Prima Radio.